è disponibile con il nostro, come il nostro prossimo ospite, che è Ildefons Lima. Ciao Ildefons, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Per chi non lo sapesse, questa settimana, questi giorni, sono stati speciali per tutta la nazionale andorrana e per tutta Andorra. Perché? Perché finalmente si è rotto un incantesimo contro la Moldavia. È arrivata la prima vittoria nella storia della nazionale in una gara di qualificazioni all'Europeo. E il nostro ospite è il capitano della nazionale andorrana, il goleador della nazionale andorrana, e Ildefons ha anche un passato importante in Italia, tanti anni alla Triestina. Eh sì, sono stato per ben 5 stagioni a Trieste, dove mi sono sentito molto bene. E niente, questa settimana è stata una settimana speciale perché siamo riusciti a vincere una partita di qualificazione agli europei che per noi mancava. Per cui una nazionale piccola come noi, quando riesce a fare queste grandi imprese, per quelle che capiscono un po' le difficoltà delle piccole nazionali, è da festeggiare. Giusto per dare un'idea anche a chi ci sta ascoltando, Andorra è la sesta nazione più piccola d'Europa, con meno di 90.000 abitanti. La sua capitale, Andorra la Vella, ha meno di 25.000 abitanti, e la Primera Divisió, cioè la Serie A andorrana, ha 8 club. Io vi dico una cosa, è un posto da visitare Andorra. Assolutamente sì. Anche se non è agevole arrivarci, però credo che sia veramente una terra e un paese... Quando uno dice dove potresti andare, spesso ci interroghiamo, no? Dice, ma no, le solite capitali europee, eccetera. Ma perché uno non si fa un bel giro a Andorra, per esempio? Anche perché Ildefons, qui siamo proprio in terra pirenaica, giusto? Sì, siamo di quello che hai detto. Poi con la cittadinanza dell'Andorra siamo solo in 30.000, per cui è ancora più difficile quello che riusciamo a fare. Poi l'Andorra, che ti devo dire, è un paese fantastico dove si vive con grande tranquillità. E nei Pirenei puoi sciare tutto l'inverno e giocare a calcio. Non è che il calcio è spettacolare, ma puoi anche giocare. Ci racconti un po' come il popolo andorrano ha vissuto questo risultato, Ildefons? Ma vabbè, non è che abbiamo tanti tifosi, ma quelli che vengono allo stadio sanno che le nostre difficoltà, pur giocando contro la Moldavia, non so, c'è giocatori come Ionita, mi viene in mente, eccolo, no? Arco, ma è certo. Mi veniva Arthur perché ci avevo giocato contro quando lui era in Svizzera. E cazzo, sono giocatori di quelli che hanno un certo livello, per cui noi siamo dei dilettanti. Io ci ho avuto un passato di professionista, ma ormai sono un 39enne che gioca a livello amateur, per quello che riusciamo a fare sono grandi imprese. La gente viene allo stadio e pur sapendo che ci sono grandi difficoltà, ma tifano per noi, e poi quando facciamo dei risultati come quello di venerdì scorso, pure loro lo godono perché non sono mica abituati. Se non sbaglio, Ildefons, correggimi in caso, sei arrivato a 127 presenze con la nazionale, giusto? Corretto, sì, 11 giusto. Gol. Il primo gol lo hai segnato nel 1997, quindi sei sostanzialmente a 22 anni di nazionale. Sì, nel mio esordio contro l'Estonia l'ho segnato, e niente, tra un po' raggiungo a Ivan Hurtado come giocatore con più di 100 presenze e più anni giocando in nazionale. E vabbè, mi sento bene, sento che posso ancora aiutare la squadra e mi curo per quello e sono felicissimo di farlo. Non sono un ventenne, ma ho la voglia di un diciannovenne. Esatto, sì, anche di un diciottenne oserei dire, insomma anche un anno in meno ti darei. Anch'io. Sì, possibilmente ce ne toglieremo volentieri, soprattutto dopo una certa età. Però volevo chiederti questo, qual è la partita indimenticabile a oggi che hai giocato con la nazionale? Ci sono state, vabbè, noi abbiamo fatto la prima partita ufficiale nel 96 e io ho esordito in nazionale nel 97, ma nel 98 abbiamo fatto un amichevole contro il Brasile di Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos. Noi eravamo abituati a fare degli amichevoli con nazionale piccole come l'Estonia, la Lettonia, e tanto nessuno voleva giocare con l'Andorra. Siamo riusciti a fare un amichevole contro il Brasile, e pochi mesi dopo che la Francia ha vinto il mondiale del 98, la prima partita ufficiale che hanno giocato è stato contro di noi a Parigi. C'era lo stadio con 90.000 spettatori, la Coppa del Mondo,
che abbiamo perso 2-0, che il Brasile ne aveva preso 3, quella è stata una partita proprio indimenticabile. Avevo io 18 anni e è stata un'esperienza che non dimenticherò mai. Tra l'altro, Ildefon, se non sbaglio, gol della Francia nel finale di Leboeuf. Oggi ho fatto un po' di ricerca. Quella ha fatto il ritorno. Hanno vinto sul rigore all'85esimo, che abbiamo giocato a Barcellona, perché qua lo stadio era piccolo e non ci stava la gente. Siamo andati a giocare a Montjuic, dove giocava l'Espagnol di Barcellona. Ecco. E abbiamo perso all'85esimo sul rigore. Il rigore che solo fischiano le nazionali piccole. che poi la Francia è andata a vincere con l'Europeo, sì, che se non vincevo contro di noi mi sa che non ci andava, quindi pensa te. Guarda, tra l'altro stavo guardando anche nei risultati recenti, comunque c'è una crescita indubbia della nazionale andorrana. Quello che mi domando è se per un micro stato, un micro movimento, sia più soddisfacente fare punti come avete fatto voi ad esempio in Nations League con la Lettonia, la Georgia, il Kazakistan, o in realtà, proprio perché comunque tanti di voi sono dilettanti, la grande sfida come quella che ricordavi col Brasile, con la Francia, alla fine non dia più soddisfazione? No, a noi le soddisfazioni quando giochi a calcio è fare punti, se puoi vincere le partite anche certo, ancora meglio, poi c'hai bei ricordi, ma la soddisfazione, non so, 2 anni fa abbiamo vinto contro l'Ungheria, venerdì scorso contro la Moldavia, per noi vai a capire che siamo in 30.000, è un quartiere piccolo di una città, quindi vai a lottare contro la Moldavia, c'ha 3,5 milioni di abitanti, sì, quindi la differenza sono molto grande quando riesci a fare dei risultati così, ti vengono pure i brividi. Poi è bello giocare contro la Francia, contro il Portogallo, la Spagna, tutto quanto, ma alla fine quando giochi è per vincere, quando vinci sei contento. Visto proprio la collocazione naturale di Andorra, immagino, cioè tu parlavi prima dei Pirenei, quindi Francia, Spagna, però c'è una nazionale con cui siete un po' più agguerriti, non c'è più rivalità a parte, diciamo, le big, con le quali insomma vi siete trovati spesso, magari anche nei gironi, o no? Ma no, noi siamo una nazionale, tra virgolette, simpatica, perché di solito tutti vincono contro di noi. Per quello, E poi non so, a me mi sta simpatico pure il San Marino, l'Ixte, in queste nazionali piccole, perché quando vedi le sue partite ti senti un po' come loro. È vero, c'ho amici nelle due nazionali, quelle che ho detto, pure nel Gibilterra, quelle piccole, perché capisci le sue difficoltà e capisci quello che poi vengono quei giornalisti che dicono che non devono giocare, ma vabbè, quello è un altro discorso, ma alla fine non fa male a nessuno. Guarda, assolutamente poi qui hai accanto a me un estimatore dei microstati, quindi che ha seguito anche la che partita hai seguito, raccontiamogliela. No, perché mi sta venendo in mente anche la voglia di fare un bel reportage ad Andorra, perché io e Ildefon sono stato a San Marino qualche settimana fa in occasione di San Marino Belgio per scoprire un po', raccontare un po' come anche San Marino vive il giorno della partita contro una nazionale come il Belgio, che ha talmente tanti delle più forti d'Europa, certo. Ed era anche, ecco, curioso e simpatico vedere, proprio visto che parliamo di un microstato e quindi anche di microcittà, come alla fine sì, ci sia un po' di così di movimento, però in realtà sembra un normale giorno quotidiano di lavoro, dove non si nota nemmeno, ecco, che sta per arrivare un appuntamento con dei grandi giocatori, e suppongo che anche a Andorra sia più o meno lo stesso. Ma sì, pure qua abbiamo giocato pochi mesi fa contro la Francia, sono i campioni del mondo, e sembrava una giornata normale, ma non era una giornata normale, per cui non è che cambia tanto qua, qua c'ha la gente, c'ha la sua vita, il calcio va bene, tanto seguono, non so, come in San Marino sicuramente seguono le squadre italiane, qua è lo stesso discorso, seguono quelle spagnole, per cui non è che sono grandi tifosi della nazionale, poi quando c'è una nazionale che di solito perde non è che ti piace tanto di fare, per cui sono giornate normali. Ildefons, a proposito di avversari, c'è in particolar modo un incontro, un dialogo che hai avuto con un avversario, un top player, con la nazionale che ricordi con piacere, magari una maglia che ti ha regalato, un complimento che ti ha fatto? Ma vabbè, maglie ne colleziono, quindi ne ho tante. Ma per esempio io c'ho una selezione solidaria che facciamo aste di maglie, maglie di materiale di sportivi, perché pure qua in Andorra vivono tanti sportivi ciclisti, piloti di moto, questi qua,
E poi l'ultima partita contro la Francia abbiamo giocato contro di loro e gli ho raccontato un po' a Griezmann che abbiamo questa associazione che fa le aste dei materiali dei sportivi, e lui a fine partita è arrivato il magazziniere della Francia e mi ha portato le scarpe sue, no? Sono delle cose che dici, cavolo, sono dei campioni, ma sono dei campioni anche per queste cose, no? Poi storie ne ho avuto tante che quasi non mi ricordo di tutte. Da 22 anni in nazionale, pensate se ne ho vissuti di tutti i colori, ma alla fine di solito i grandi campioni lo sono fuori e dentro. Certo, certo. Più bella. Volevo chiederti se c'è un desiderio che ti piacerebbe ancora coronare, cioè raggiungere, perché insomma tu hai giocato tanto e stai continuando a giocare, o eventualmente quello che ti sarebbe piaciuto fare, cioè nella tua carriera cambieresti qualcosa oppure sei soddisfattissimo? Ma sinceramente, per uno che è cresciuto in Andorra e che qua il calcio conta poco, sinceramente ho avuto la fortuna di giocare in Spagna, in Serie B, pure in una Serie B italiana, in Serie A della Svizzera, e sono contento. Mi avrei piaciuto giocare forse in Inghilterra, perché è un calcio che assomiglia a quello che io so fare, non è che ho i piedi quelli sottili, quindi un calcio più fisico è quello che piace, mi avrei piaciuto anche per imparare bene l'inglese, ma sinceramente a Trieste ho trovato un posto dove ho sentito che la gente apprezzava quello che facevo in campo e sinceramente sono contento e soddisfatto di quello che sono riuscito a fare. Ancora c'ho anni da fare. Certo, quindi almeno una ventina ancora, quindi sai quanto tempo ne hai a disposizione. Ildefonso, a proposito dei tuoi anni in Italia, il ricordo più bello invece con la maglia della Triestina, dove tu tra l'altro hai collezionato anche le presenze in Serie B, ad esempio nell'anno in cui la Juventus è in Serie B. Ecco, sinceramente quell'anno è stato l'anno più bello, no? Perché la Serie B che la seguivano tutti, che c'era Napoli, c'era la Juve, Genoa. C'era Genoa, che sono saliti tutti e tre in Serie A. Era una Serie B speciale. E, cavolo, a Trieste quando è venuto la Juve, il Nereo Rocco pieno. Sono di quelle cose che ti rimangono per sempre, no? E sinceramente quella annata là è stato molto bella, pure se siamo riusciti a rimanere in B, quindi è stato un anno bello da ricordare. E nel salutarti, Ildefonso, pensando alla tua carriera post calcio giocato, speriamo che possa venire il più in là possibile il CT. Per farti battere nuovi record anche con la nazionale, ecco, cosa hai in mente? Ti piacerebbe continuare a dare una mano al calcio andorrano? Come? Secondo me ci abbiamo tanto da crescere. Io ho avuto la fortuna di vivere il calcio un po' dappertutto in Europa, sono andato pure in Messico, quindi c'è un'esperienza che per sfortuna qua tanti non abbiamo, no? E poi l'esperienza che hai quando hai giocato più di 120 presenze in una nazionale, secondo me a me piacerebbe far crescere quei giovani, no? Perché tante volte mi capita che arrivano dei ragazzi giovani in nazionale e non ho avuto la fortuna che ho avuto io di fare il professionista e gli mancano tante cose, no? Mi piacerebbe lavorare con loro per farli crescere come calciatori, poi al mio modo farli crescere come persone, che alla fine è la cosa più bella. Sì, sono d'accordissimo. Ildefonso, ci ha fatto davvero tanto piacere poter raccontare la tua storia, ancora complimenti per il risultato con Andorra, in bocca al lupo per il proseguo del campionato e alla prossima. Grazie tanto. Dai, un abbraccio, ci sentiamo. Un abbraccio, ciao.